Beh, il sommarietto di oggi è presto fatto. Casa Monte Carlo su quattro livelli. Federico Del Rosso ce la spiega. Innanzitutto, come hai fatto a progettare una casa a Monte Carlo? Perché non capita spesso, voglio dire. No, non capita spesso, ma in realtà ho fatto lavori precedenti. In passato ho fatto un ristorante a Monte Carlo. Ecco. Hai visto che è già capitato, quindi. Esatto, per cui il contatto è nato poi da lì, insomma. Vabbè, noi lo diciamo ridendo, ma succede spesso che uno fa una cosa in un luogo, dopodiché. E poi in qualche modo la voce gira, se fai le cose interessanti o visibili, quantomeno. Certo. Qui la situazione è un po' particolare perché chiaramente su quattro livelli ci sono tante stanze da letto perché è una famiglia allargata, come si dice oggi. Sì, infatti questi committenti, in questo caso una giovane coppia di amici, in realtà hanno composto una famiglia allargata perché tutti e due hanno precedenti matrimoni, per cui con figli da diversi matrimoni, quindi in totale hanno necessità di ospitare e quindi avere cinque, le necessità erano di avere cinque camere da letto in uno spazio che poi complessivamente non è più di 200 metri quadri. Questo, abbiamo fatto la zona notte, è abbastanza compressa, abbiamo cercato vogliamo subito sapere una cosa, si vede il Gran Premio o no da qui? No, però ecco. Sei vicino. Qua sei tiro more. Sì, direi che sei molto vicino perché dalla parte, questa è la parte Rue de Millau, che è una via pedonale perpendicolare alla via di partenza, cioè allo starting del Gran Premio, per cui lì è veramente a 200 metri. Certo. Quindi in questo caso la casa si sviluppa in modo inverso, poiché si accede, diciamo, la zona giorno è stata ricavata al terzo piano, quindi all'ultimo piano, più il soppalco che è stato creato ex novo, e la zona notte si sviluppa ai piani inferiori. Sotto, quindi abbiamo, ovviamente questa scelta è stata per privilegiare luce e un po' di... C'è una vista... parte di vista, sì, c'è una parte di vista sulla parte del Principato, la parte alta, la parte della Rocca e la parte delle montagne dietro, che ovviamente è una zona edificata sia sul fronte che sul retro. Senti, mi viene da sorridere perché abbiamo visto, con questo è il terzo progetto che ci presenti, e sono tutti con scale, con piani, per cui la scala... Le scale sono un po' una caratteristica... Cavallo di battaglia. Che è anche poi alla fine una necessità, perché in qualche modo dobbiamo connettere queste... In realtà, qua si legge quasi una sorta di doppia scala, in realtà questa è la scala principale, la scala condominiale, se vogliamo, abbiamo unito tre o quattro unità immobiliari e abbiamo ricreato una scala centrale che distribuisce il più compresso possibile perché che distribuisce tutti i quattro livelli. Sempre a doppia rampa. Quindi abbiamo poco spazio, con pedoc, necessità di sfruttare, di ricavare molte camere da letto con bagni, con cabine armadio, zona... Andiamo a vedere allora le immagini di questa. Ok, quindi partiamo con le immagini, quindi iniziamo dalla zona giorno, questo è uno scorcio sull'angolo salotto, si percepisce il mezzanino giorno, vado subito a un'altra per diciamo percepire, ecco questa è la vista verso la zona d'ingresso, questa è la porta d'ingresso della vanoscala. E già si vede la tua firma, questa scala in scatola. No, scala sempre in metallo. Anche qui metallo grezzo, ferro decapato grezzo, anche qui avevamo necessità di comprimere molto le alzate perché i dislivelli erano notevoli e lo spazio disponibile per la scala era molto compresso, perché anche qui è una scala abbastanza forzata. Qui scusa, uno sbarco scale che si può chiudere o è un'anta fissa? Si può chiudere, queste sono due ante scorrevoli, sempre realizzate in uno zebrano, che è caratteristica poi di tutti gli arredi, linee su misura, che caratterizzano la casa, quindi diventano una sorta di quinte, anche questa che protegge un po' l'angolo d'ingresso. Piccolo bagno giorno, quindi questa è la scala che poi va su o scende alla zona notte. L'angolo cottura pranzo che è connesso allo spazio giorno. Quindi scusa, questa è una cucina su misura o è solo stata rivestita? No, cucina su misura, diventa parte anche dell'arredo giorno. Certo. In questa immagine... Ecco, si vede il legno di testa, si capisce... Che in realtà annulla il fuoriquadro, questa parte di fondo aveva un fuoriquadro rispetto ai due lati principali della casa, quindi questo fronte qui è ortogonale alla casa e il fuoriquadro viene annullato, quindi qua parte da 25 cm fino a 70 là in fondo. Certo. Diventa in parte mobile giorno e in parte zona cottura, quindi... Senti, il pavimento però non il pavimento è un legno prefinito, un colore grigio, sgrigiato, insomma, leggermente grigio come tonalità.
Ma ti piace? Sembra quasi che l'abbia subita questa scelta. No, è diventato una presenza non troppo linea, se vogliamo, come effetto cromatico, anche per non andare in contrasto con questo brano che è decisamente forte. Infatti. Esatto, per cui diventava difficile abbinare quasi un'essenza naturale. Esatto. Quindi, esatto, alla fine poi è un grigio, quindi quasi ovattato, quasi fosse un pavimento in legno rivestito da un velo di antichità. No? La patina. Esatto, una sorta di patina, esatto. Questo è il vano tecnico della cucina, qui troviamo due delle mie lampade che sto iniziando a proporre come elemento. Senti, io vorrei mettere, mi vedo la scena, no? La tua scena col committente, io vorrei mettere, ho disegnato queste due lampade, vorrei inserirle, ma quanto mi costa? Beh, effettivamente c'è la persistenza muraria, poi il costo della lampada, le tracce, quanto costa mettere due lampade così? Questa è una lampada che costa 70-80 euro. E l'assistenza murale. L'assistenza murale, poi alla fine questo è il cartongesso, per cui viene montata nella parete di cartongesso. È il caso di dire che ti ho fatto uno spot in questo caso. Direi di sì, ti ringrazio. Dove ti posso mandare le lampade? E devo fare l'assistenza murale. No, chiaro, certo, devi certo. Dare prima l'indirizzo io ti del mando Fabio. Le lampade. No, io ti Fabio. Mando le lampade. Questo banchettino mobile è la zona più informale, la zona pranzo più informale. L'abbiamo visto anche in una casa tua, sì, no? Sì, la mia casa, sì. Per è cui un elemento, lo usi spesso. Mi piace usare questo elemento ponte materico che diventa un po' una penisola mobile, dalla casa una sorta di flessibilità, poi ai vari utilizzi, potrebbe diventare un banco d'appoggio per un buffet piuttosto che banco di lavoro, insomma. Certo. Quello là è un piccolo monitor. Un piccolo TV zona pranzo. Rettabile. Voluto. Andiamo avanti. Andando avanti, quindi questa è... Quindi scusa, quella percezione. Che vedevamo era il controcampo rispetto controcampo a questo. Controcampo di questo, diciamo la parte sì. Che poi chiude anche la zona dispensa, che in questo caso non è visibile, né sul retroscala. Certo. Questo è quindi il corpo, diciamo, caratterizzante di questo arredo giorno. Zona pranzo, qua cominciamo a percepire il soppalco che ospita il salotto studio loro, diciamo, quella parte un pochettino più privata, meno formale. Questa foto questa è del soppalco che si aggancia esatto, alla struttura che si aggancia alla struttura, quindi questa è stata presa su questa verticalità in realtà un po' forzata per capire un po' il gioco di questo volume. Il tetto è stato completamente smontato, rifatto con un'ossatura principale in legno lamellare per ridurre sezioni e campi, quindi con l'apertura di questi grossi lucernari che poi da soppalco quindi vedono. Non c'erano le hai, diciamo, no, questo non c'era, siamo riusciti ad alzare un po' la copertura e ad ottenere questa e quindi ricavare questo spazio direi molto importante a Monte Carlo, certo, ci siamo detti considerate prima, le no? Quotazioni di mercato, questo è un soppalco che prima non esisteva. Si può dire quanto è quotato il metro quadro? Ah, è strano, ho sentito voci che parlano di 50.000 euro al metro quadro, cioè tranquillamente da 20-30.000 euro al metro quadro fino a cifre senza limiti, perché beh, fondamentalmente certo. Dipende dall'oggetto. Per quanto so... E però non c'è l'ICI, molta... l'hanno detto. No, direi che l'ICI è secondario. questa è la vista sopra, dalla parte opposta, quindi si comincia a percepire questo nodo di struttura in legno lamellare, tiranti. Senti, non capisco, è trasparente, non è l'immagine speculare, no, cioè c'è un doppio spiovente? O... C'è un doppio spiovente con questo... Finestra a tetto sia di qua che di là. Finestra a tetto speculare sui due lati. Questo è il parapetto della scala del soppalco in vetro, quindi per insomma, giocare un po' sulla percezione complessiva del volume. Questo è un elemento d'arredo che poi vedremo meglio sopra. Che hai disegnato? Questo è una cosa disegnata. Quindi, ti sei portato il fabbro dall'Italia? Domandona. Sì, l'ha fatto lo stesso fabbro. E quindi lui gli hai detto, guarda, ci sarebbe da fare un lavoro a Monte Carlo, ti pago il soggiorno, però stai lì fin quando andiamo, hai finito. Ho detto, procurami pure altri, che a Monte Carlo ci sto bene. Quindi, porta aperta a Monte Carlo sicuramente. Ecco. Quindi anche in questo caso è disponibile. Certo. Salendo sul palco, questo è un altro piccolo scorcio, qui un po' in controluce, in realtà quello che si vede dietro sono le residenze della Rocca, le residenze del Principato. I Grimaldi, che quindi da qua sopra le percepisci. Questo è un contenitore libreria in
metallo, legno. Senti, lì c'è la solita tripla saldatura, allora ormai esatto, è la sua la solita firma, che gira, è un po' la caratteristica di questo tipo di... Sembra veramente, sembra delle cerniere. Ah, molto interessante, è molto interessante. E queste sono delle scatole che si aprono? No, in realtà sono, questi qua sono elementi chiusi. Schienali. La scala è una griglia ortogonale, sì, con alcuni schienali che fanno pieno vuoto, certo, qui la puoi usare un po'... Da una parte, esatto, dall'altra. Che parzializza un po'... Libreria. Come nelle redazioni, no? Cioè lo sì, stesso mobile da una parte, esatto, esatto, usabile. O in ufficio, insomma. Questa è la vista dall'altra parte, quindi anche sopra un mobile basso, TV, un salotto basso.